Noi nel mese di febbraio abbiamo fatto delle partite in cui abbiamo fatto 29 occasioni da gol e ne abbiamo subite 13. Quindi non mi sembra che la squadra poi ci possono essere dei momenti nell'arco di una stagione in cui la percentuale realizzativa in relazione alle occasioni è minore. Quindi abbiamo avuto il problema di non sfruttare le occasioni che abbiamo avuto in questo momento. Abbiamo avuto il problema che abbiamo concesso poco, ma abbiamo subito. Per quanto riguarda le occasioni non sfruttate, può darsi che le responsabilità siano anche nostre. Sui gol subiti, un pizzico di malasorte mi sembra sia abbastanza evidente. Provarci, io per provarci uno scomodo solo, e cominciare a vincere le partite. Tutto il resto è una logica conseguenza. Noi domani ci sarà una partita difficile, contro una delle squadre italiane ha vinto di più in trasferta. E quindi bisogna pensare a questa, è inutile pensare a tutto il resto. Il resto è una conseguenza. Se noi facciamo bene una serie di partite, la logica conseguenza è che ci stiamo provando. Quindi pensiamo intanto a quella di domani, che è più difficile di quello che dice la classifica, perché questi in trasferta hanno dei buoni numeri, squadra fisica, aggressiva, solida, e quindi è una partita non così semplice come può lasciar pensare la classifica. Questo per noi deve essere un sogno. Perché con il nostro budget, con il nostro montestipendi, se si parte per vincere il campionato siamo fuori di testa. Questo però deve essere un sogno perché ci deve dare motivazioni, ci deve dare voglia, fame, determinazione, e è giusto il sogno nella testa di tutti noi esista. Anche perché ogni tanto si avverano. Quando Maradona è venuto in Italia, il ritiro di Napoli si svolge a Reggello, che è vicinissimo a casa mia, e io andavo quasi tutti i giorni a vederlo. Quindi e questo ti fa capire l'ammirazione che avevo per questo giocatore. Quindi, se parla di me mi fa già contento, se ne parla bene di più. Abbiamo giocato contro la squadra in 17 partite, ne ha vinte 16. Abbiamo giocato il Villarreal che era a 6 partite e non subiva gol. Abbiamo giocato un Milan che è in serie positiva da 2 mesi e mezzo. E quindi è chiaro, erano partite di grande livello di difficoltà. Però, te l'ho detto io, la mia sensazione è che le prestazioni siano state superiori a quello che abbiamo raccolto. Ho risposto a Firenze su questa domanda e non ci andrei neanche oltre. Higuaín sta bene, ha fatto una partita in crescita, aveva fatto un paio di partite in cui sembrava più appannato, in questa partita era molto più vivo, gli era fatto un grande allenamento. E quindi mi lascia sperare molto bene.